Allo stadio comunale di Montemesola brilla un sole primaverile e la temperatura al suolo non è da meno, ed è proprio qui che Metal Group Boccasini e Balzi Blu Football Club si affrontano per la 19ª giornata della Serie B1. Campionato vagamente deludente per le due compagini, o quantomeno un po' sotto le legittime aspirazioni di inizio torneo, qualche episodio sfortunato e alcune prestazioni sottotono ne hanno fin qui condizionato il cammino. Ma bando alle ciance, amici, e andiamo subito alla cronaca del match diretto dal signor Michele Nisi della sezione ASI di Taranto. Primi timidi approcci alla porta avversaria da parte dei bianconeri di Metal Group. Basile serve al limite dell'area Costantino, che difende bene il pallone per poi tentare il pallonetto. La conclusione è alta sulla traversa. Rispondono subito i rossoblu, che si fanno pericolosi con Mauro Sale, il quale passeggia amenamente per il campo portandosi dietro alcuni avversari. Decide poi di scoccare un destro teso da fuori area che mette in difficoltà Redi, che respinge coi pugni. Benda e Cipriani dialogano tra le maglie avversarie lungo l'out di destra. Alla fine il passaggio del numero 11 rossoblu è per il compagno, che tenta il lob da posizione decentratissima. Redi è ben posizionato e blocca il pallone tra le braccia. Fabio Serse viene servito al limite dell'area, controlla il pallone e si gira per scaricare il suo sinistro in porta. Di Lauro intercetta e blocca in due tempi. Dalla parte opposta Benda suggerisce per Mauro Sale, il puntero rosso-blu si sistema il pallone per il super pallonetto, palla di poco alta sulla traversa. Fabio Serse dalla sinistra crossa in area, ma la difesa rosso-blu respinge. Riprende il pallone il numero 18 bianco-nero, che penetra in area seminando scompiglio. Al termine del delirio la sfera finisce tra i piedi di Costantino, che batte da fuori a colpo sicuro. Di Lauro compie il miracolo. Calcio d'angolo per gli ospiti. A centro area c'è Andrea Cipriani, che con uno scatto felino gira di testa in porta. Redi è colto di sorpresa. Nulla da fare per lui e vantaggio per Balzi Blu. Ma rivediamo la repentina girata di testa del Panzer Ionico, veramente fulminea. Salvatore Costantino suona la carica per i padroni di casa. La sua azione insistita sulla destra fa perdere la tramontana Nucci, che se lo lascia sfuggire. La conclusione del numero 10 bianco-nero da posizione impossibile spaventa Di Lauro. E con le immagini passiamo alla ripresa con questa rimessa per Metal Group. Costantino scarica botta sicura, la risposta del portiere rosso-blu è mostruosa. È il preludio al pareggio bianconero, che arriva come per Balzi Blu sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sulla respinta della difesa rosso-blu il più lesto è Volpe, che di testa la manda dove c'è Costantino, che realizza il tap-in vincente a due zolle dalla porta avversaria. Break di Balzi Blu con Benda, che di prima scodella in area una palla golosissima per Cipriani. Redi però è lesto ad intervenire in anticipo sul puntero avversario. Metal Group spinge sull'acceleratore approfittando del momento favorevole per la ricerca del vantaggio. Costantino serve in area per la corrente Masella, che di piatto la piazza, ma Di Lauro salva in qualche modo. Mauro Sale tenta un ultimo disperato assalto alla porta bianconera. La sua azione dirompente si esaurisce a due passi da Redi. L'attaccante rosso-blu cicca clamorosamente. Finisce quindi in un pareggio la partita tra le due compagini, che si sono divise equamente le due frazioni di gioco. Il signor Nisi manda tutti sotto la doccia. Noi amici ce ne torniamo a casa. Appuntamento alla prossima!